Prima che iniziassimo l'attività di questo canale, se andavate su YouTube e digitavate sul motore di ricerca Dialogo di Timea e Crizia, vi appariva un docente dell'Università La Sapienza che ci illustrava i Dialoghi di Timea e Crizia come una metafora di Platone che gli è servita per illustrare la Repubblica ideale. Adesso andate e scrivete la stessa parola e compaiono quattro dei nostri video con pochissime visualizzazioni, quasi tutte realizzate dai nostri seguitori più affezionati, che noi ringraziamo. E la prima, per esempio, con una teoria geologica che i geologi potrebbero definire strampalata. Cos'è successo? È impazzito YouTube? Come mai ci troviamo davanti a questa situazione? La risposta è che YouTube nei motori di ricerca dà importanza al contenuto dei video a prescindere delle visualizzazioni, quindi ha ritenuto che noi avevamo qualcosa di nuovo da dire in merito ai dialoghi di Timeo e Crizia. Quindi quali sono queste novità? Diciamo, abbiamo affrontato una serie di obiezioni che, diciamo, gli storici, come si dice, mainstream, facevano riguardo questi documenti e che portavano gran parte a non ritenerli una fonte storica affidabile, anche se poi in realtà altrettanti, diciamo, storici avventurosi si sono cimentati in teoria su Atlantide, ma nessuna di queste, diciamo, è stato convincente. Quindi, appunto, la prima obiezione che si poneva era che Atlantide non era stata ritrovata. Ecco, noi a questa prima osservazione abbiamo risposto appoggiandoci a una ricerca mondiale che identifica Atlantide in una struttura geologica che è chiamata struttura Richat, che si trova in Mauritania e che presenta una notevole somiglianza con la descrizione dei dialoghi di Timea e Crizia in merito al porto di Atlantide. Qui vediamo, abbiamo sovrapposto una ricostruzione del porto e vediamo che comunque c'è una playlist che poi segue, approfondisce tutti i vari temi. Ecco, questo il problema è che questa struttura risiede a 500 metri, quindi abbiamo formulato una nuova teoria geologica che spiega la presenza di questo, di quest'isola, che l'Africa si solleva rapidamente a causa dello scioglimento dei ghiacci. Quindi sostanzialmente questa extrapeso che si riversa nel Mediterraneo e fa affondare il Mediterraneo e per reazione fa sollevare. Quindi abbiamo identificato una serie di forze che agiscono e che portano l'Africa a sollevarsi come reazione allo sprofondamento, del Mediterraneo provocato dal maggiore peso dei ghiacci. Abbiamo identificato questa teoria proprio leggendo i dialoghi di Timea e Crizia, che quindi danno questo tipo di informazioni. Altro fattore importante è il fatto che non era un criterio, che escludeva, però il fatto che la catastrofe di Atlantide è stata identificata dalla geologia nella data in cui viene raccontata, quindi la cosiddetta cometa Clovis, e ci ha permesso di ricostruire, quindi abbiamo ricostruito anche la catastrofe che secondo i racconti avrebbe distrutto Atlantide nella data in cui viene raccontato dai dialoghi di Timea e Crizia. In più abbiamo anche osservato che
Questi fenomeni, un fenomeno, un qualcosa che non viene poi spiegato perché questo impatto abbia provocato un raffreddamento, e abbiamo presentato che questi asteroidi di cui parlano i dialoghi di Timea e Crizia, producono questo effetto contemporaneo di caldo e di freddo, quindi abbiamo proposto una teoria, diciamo, fisica che spiega questo fenomeno in questi video. E qui diciamo che questa scoperta, questa teoria, incrocia i percorsi del giornalista Sergio Frau, che vuole diciamo, Atlantide in Sardegna. E quindi, diciamo che questa teoria geologica confermerebbe quanto propone Sergio Frau, ma con una differenza, che quindi questo mare interno crea un'altra isola, creerebbe un'altra isola che sarebbe in Nord Africa. Quindi sostanzialmente crea un altro candidato, quindi fermo restando che il mare piccolo di cui parlavano i dialoghi di Crizia dovrebbe essere lo Ionio, e che ci sono delle informazioni che fanno pensare che poteva essere il canale del Mediterraneo, poteva essere, diciamo, chiuso, e allo stesso tempo però ci sono, diciamo, vediamo un po' se riesco a visualizzare, e ci sono due candidati, quindi il Nord Africa, perché le dimensioni vengono illustrate come l'Asia e la Libia messe insieme, quindi diciamo che la Sardegna è un po' piccolina. E poi, diciamo, questa teoria geologica spiegherebbe perché la Sicilia si allontana dalla Calabria, e siccome questo effetto sarebbe provocato dai ghiacci, quindi si sarebbe, questo spostamento si sarebbe prodotto in tempi recenti. Quindi non è chiaro se, diciamo, nel 10.000 avanti Cristo lo stretto di Messina, che dovrebbero essere le colonne d'Ercole, secondo la teoria di Sergio Frau, era realmente aperto. E quindi noi abbiamo proposto un secondo candidato per le colonne d'Ercole, questo cosiddetto rift dell'isola di Malta, che praticamente è un canalone che potrebbe essere a livello del mare ai tempi di 10.000 anni fa, proprio a causa di tutte queste, diciamo, forze di sollevamento e di abbassamento che sono intervenute per lo scioglimento dei ghiacci, e poteva essere qui il passaggio, diciamo. E in questo caso, diciamo, avrebbe maggiori chance il Nord Africa. Teniamo conto che queste montagne si chiamano montagne dell'Atlante, quindi ci sono notevoli indizi e possibilità. Quindi lasciamo aperta questa possibilità, diciamo che se era aperto lo stretto di Messina, la Sardegna è un buon candidato. Se invece queste valutazioni sono abbastanza complesse, perché implica valutare i tempi in cui si è, diciamo, separato lo stretto di Messina, che attualmente si allontana di 1 centimetro all'anno. Quindi noi abbiamo allestito due video in cui studiamo, specialmente questo secondo, Scilla e Caridi, le colonne d'Ercole ai tempi di Omero. Facciamo delle valutazioni di massima di quanto era lo stretto di Messina ai tempi di Omero, tenuto conto che nell'Odissea si racconta che tra questi due punti si poteva scagliare una freccia, ecco, quindi una freccia mediamente può raggiungere 300-400 metri. Quindi, se questo fosse un racconto realistico, era molto più stretto nel 1200 avanti Cristo, quindi nel 9000 avanti Cristo poteva essere ancora più stretto o addirittura chiuso. Quindi, detto questo, vediamo le altre osservazioni. I dialoghi di Timea e Crizia parlano di dei che fondano città, quindi, diciamo, per gli storici questa è una caratteristica che praticamente esclude i resoconti dei dialoghi di Timea e Crizia come resoconti storici, perché
rende poco attendibili. Invece per noi non è stato un problema, in quanto che operiamo all'interno della teoria degli antichi astronauti, e che quindi all'interno di questa teoria gli dèi dell'antichità in realtà non erano prodotto della fantasia, diciamo, teologica, ma erano delle figure fisiche. E qui addirittura dentro il dialogo di Timea e Crizia presentiamo un dialogo tra Socrate e Crizia, e Crizia interroga Socrate sul fatto che se lui crede che questi dei erano realmente esistiti fisicamente. Socrate dichiara che lui crede in questa versione, cioè che questi dei sono descritti in modo troppo realistico per essere prodotto della fantasia, e addirittura i rituali che lui studiava dei sacerdoti gli sembravano espressione di gesti che si verificavano quando il dio materialmente si aggirava in mezzo alla città di Atene. Quindi anche questa seconda, e quindi noi presentiamo, ma non siamo, diciamo, appoggiamo questa teoria. Il problema qual è? Che questa teoria poi, con la sua estrema evoluzione, di cui Mauro Biglino è stato un testimonial, porta alla conclusione che il dio di Abramo della Bibbia sarebbe uno di questi astronauti, di questi alieni. E quindi vi lasciamo immaginare un professore universitario romano che esce e dice, ma che ritiene verosimile che Yahweh, che è il dio che si adora nel Vaticano, sia un alieno. Non so quanto manterrebbe il suo posto di docente. Quindi capite perché alla fine questi discorsi possono svilupparli solo Tatiana e Diego, che sono due ricercatori indipendenti. E altro, diciamo, motivo per cui questi racconti di i dialoghi di Timea e Crizia non vengono ritenuti di valore storico è che avvalorano il mito di Fetonte come un fatto reale. E secondo gli astrofisici questo evento cosmico non può esistere, è impossibile, perché un asteroide, un qualcosa del genere che sfiora la Terra ripetutamente è assolutamente un qualcosa di fisicamente impossibile, astronomicamente infessibile. Ma anche questo per noi non è un problema, perché all'interno della teoria degli antichi astronauti abbiamo presentato l'ipotesi che sia un corpo celeste controllato da questi extraterrestri che lo usano per fare varie operazioni tecniche. Quindi sarebbe uno degli strumenti che loro dispongono e che utilizzano per eseguire le loro operazioni logistiche sulla Terra. Anzi, abbiamo identificato in questo mito di Fetonte degli scenari geografici che possono essere identificati solo dallo spazio. Quindi ci abbiamo posto la domanda, ma come faceva, diciamo, dei poeti greci a descrivere la conformazione della Terra che è visibile solo dallo spazio? Quindi abbiamo lanciato anche questo interrogativo e lo abbiamo risolto con la teoria degli antichi astronauti. Altro, diciamo, obiezione che veniva posta dagli storici è che i dialoghi di Mercizia parlano di civiltà evolute di 12.000 anni fa, quindi la civiltà di Atlantide. E di Atlantide è la civiltà, è la Grecia, diciamo, arcaica delle origini. E quindi 12.000 anni fa siamo nell'età della pietra, che si chiama così perché non esistono artefatti. Ecco, diciamo che le recenti scoperte archeologiche hanno abbattuto questi limiti. Per esempio Göbekli Tepe viene posizionato nel 9600 avanti Cristo, quindi gli storici si sono dovuti confrontare con il fatto che nel 9900 avanti Cristo non cacciavano e raccoglievano gli uomini, ma costruivano dei templi avanzati, tecnologicamente avanzati. Quindi hanno dovuto, diciamo, superare questi limiti, senza contare che
diciamo, l'apparizione di questi asteroidi che bersagliano la Terra e, come si vede nei video che noi presentiamo, la rivoltano sotto sopra, ovviamente distrugge gran parte degli artefatti. Infatti questo artefatto di Göbekli Tepe è sopravvissuto perché è stato volutamente seppellito, quindi c'è anche da spiegare perché a un certo punto questi costruttori di Göbekli Tepe l'avrebbero seppellito. E quindi veniamo alla seconda questione. Se voi scrivete Bibbia di Kolbrin, diciamo, sembra che siamo solo noi ad occuparci, vedete che escono sempre sul motore di ricerca di YouTube. Qual è il motivo? Perché noi, diciamo, questa Bibbia di Kolbrin sostanzialmente sono dei testi scritti in inglese che parlano di cose antiche e sono stati pubblicati di recente da un'associazione, quindi dal punto di vista storico è il minimo che si possa trovare, cioè nessun tipo di fonte, quindi chiunque, secondo gli storici, potrebbe essersi inventato queste storie e averle pubblicate. Ma noi diciamo, questi racconti potrebbero avere un valore se hanno dei riscontri. Quindi noi abbiamo fatto una lettura comparata di questa Bibbia di Kolbrin con i dialoghi di Timea Crizia, abbiamo trovato una concordanza, cioè questi racconti contenuti nella Bibbia di Kolbrin e in particolare su questo, i racconti in merito a questo asteroide distruttore, concordano perfettamente con i resoconti di cui parla il sacerdote egizio, che erano contenuti nei templi. Quindi abbiamo trovato una concordanza, diciamo, letteraria. Quindi la Bibbia di Kolbrin sembrerebbe essere questi misteriosi archivi contenuti nei templi egizi, che poi sarebbero stati trasferiti e tradotti nella biblioteca di Alessandria e successivamente in un monastero inglese. Quindi abbiamo trovato questa, e tutte e due questi, diciamo, queste letteratura permettono di rendere la Bibbia estremamente concreta e concordante. Quindi abbiamo tre raccolte importanti, quindi i dialoghi di Timea e Crizia, la Bibbia e la Bibbia di Kolbrin, che sostanzialmente dicono delle stesse cose e permettono anche di evidenziare delle cose che sono state, diciamo, eliminate dai racconti per non far capire questa realtà di questo asteroide distruttore. E quindi all'interno della teoria degli antichi astronauti è nata una rivisitazione di questo fenomeno, che normalmente viene chiamato fine del mondo. Quindi, diciamo, si capisce che uno degli eventi contenuti nell'Apocalisse è questo, il passaggio di questo asteroide che viene chiamato Serpente Antico. A questo punto nasce, abbiamo proposto una nuova branca, diciamo, che noi abbiamo battezzato escatologia scientifica, e però crea alla dottrina della Chiesa una serie di problematiche, perché risulta evidente dai racconti, sia dai dialoghi di Timea e Crizia, quindi che trovano una concordanza, sia dalla Bibbia, perché praticamente risulta chiaro che diciamo, il diluvio, l'esodo, le cose che annunciavano i profeti, Isaia in particolare, Gioele, e le cose annunciate da Gesù nella piccola Apocalisse e sostanzialmente l'Apocalisse di Giovanni, erano lo stesso fenomeno, quindi questo distruttore. Quindi a questo punto si arriva alla conclusione che la cosiddetta fine del mondo è già successa molte volte. Il problema è che la Chiesa su questa fine del mondo ci ha appiccicato altri concetti, per esempio il giudizio universale e la risurrezione della carne. Quindi è ben complesso adesso che debba spiegare ai suoi fedeli che il giudizio universale è successo tante volte e la risurrezione della carne è successa tante volte. Ma è vero, è che si può sempre dire che questa è l'ultima volta, nessuno lo impedisce, diceva, questa è la volta buona, la volta definitiva, quando ci sarà questa ultima fine del mondo, sarà l'ultima volta. Ma anche questo viene smantito dall'Apocalisse, perché poi in realtà, se si va a leggere attentamente,
dopo la fine del mondo cosiddetta, c'è il millennio, quindi un altro, altri 1000 anni in cui la Terra prosegue, diciamo, come prima, no, meglio di prima, perché sarebbe questo tanto atteso regno di Dio. Questo comunque non basterebbe, perché questa concordanza letteraria potrebbe portare, diciamo, gli iperrazionalisti come Pier Giorgio Di Freddi, che insegna logica, e sono portatori dell'eredità di Aristotele, che già lui pochi anni dopo affermava che i dialoghi di Megacrizia erano una fantasia. Quindi già l'allievo di Platone dichiarava che i dialoghi di Timeocrizia erano prodotti di fantasia. Infatti Pier Giorgio Di Freddi dichiara: le apocalissi sono un genere letterario. Quindi, cioè, secondo lui, a un certo punto qualcuno ha avuto questa brillante idea di parlare di questi asteroidi, di queste catastrofi, e visto che il genere tirava, hanno creato questo genere horror. E quindi non provare anche la concordanza letteraria tra Bibbia, tra dialoghi di Timeocrizia e tra Bibbia di Colbrin non proverebbe niente, sarebbe solo un genere letterario che si è trasmesso nei millenni. E quindi, per poter avvalorare questi racconti, è necessario, diciamo, trovare dei riscontri nella storia, dei riscontri archeologici e geologici. Ecco che noi abbiamo trovato uno di questi racconti che dà una versione diversa dell'Esodo, quindi dice che uno di questi asteroidi è stato responsabile di quanto accaduto nell'Esodo. E quindi questo racconto, che cosa noi abbiamo proposto? Che, essendo datato esattamente nel periodo che viene conosciuto dagli storici come collasso dell'età del bronzo, potrebbe essere alla causa di questa brusca mutazione nella storia del Mediterraneo. Quindi abbiamo proposto che questa potrebbe essere una prova di concretezza dell'esistenza di questi, del passaggio di questo asteroide. Quindi abbiamo proposto che i fenomeni del collasso dell'età del bronzo possano essere spiegati. Ecco, fino adesso, diciamo, la spiegazione classica, qui vediamo dei video che sono gli unici di una certa articolazione su YouTube, proposti dagli americani, parliamo di milioni di visualizzazioni, che propongono un collasso socio-economico. Quindi è una delle cose che viene creduta all'interno del circuito degli storici mainstream. Ecco, oggi invece spunta sempre di più l'ipotesi del collasso provocato da una catastrofe, e qui si intrecciano i destini con il giornalista Sergio Frao, che ha dichiarato pubblicamente, con i suoi rilievi, con i droni, studiando i nuraghes, dei depositi di fango che si trovavano alla base, avrebbe identificato uno tsunami che ha colpito la Sardegna e il Campidano, in particolare nel 1178 a.C. Questa dichiarazione è anche supportata da una presenza di Voyager della RAI, che gli ha dato visibilità, ha suscitato un'indignazione di tutta una schiera di professionisti della storia dell'archeologia, che hanno dichiarato che queste sue rilievi erano assolutamente privi di qualsiasi consistenza. Quindi, diciamo, c'è nato tutto un forte contrasto. Hanno scritto una lettera firmata da una ventina di professionisti in cui l'hanno attaccato. Alcuni hanno superato i limiti e sono stati denunciati e hanno perso la causa, hanno dovuto risarcire Sergio Frao. Insomma, è stato un bel caos provocato dalla presentazione di questo tsunami. Quindi nasce il problema: ma chi avrà ragione, Sergio Frao o la schiera di archeologi che sono insorti contro questa sua? E quindi abbiamo cercato di trovare altri indizi di questo, e li abbiamo trovati in una pubblicazione di un egittologo, Fernand Crombet. Potete trovare un libro che si chiama, lo trovate anche su PDF, La vera storia dell'Egitto antico,
Ecco, diciamo che Fernand Crombet era un cattolico fervente, quindi a lui cosa premeva? Premeva di provare con riscontri che i racconti della Bibbia non erano fantasiosi, ma erano supportati da riscontri. Diciamo che uno dei racconti che più viene, diciamo, messo in discussione è il famoso miracolo di Giosuè. Cioè, che cosa è successo? Ripercorrendo brevemente le vicende della Bibbia, quando Yahweh portò gli ebrei, gli israeliti in Egitto, nel deserto, dopo un certo numero di anni, gli fece vedere, fece mandare degli esploratori per vedere cosa c'era da fare nella terra promessa, cosa avrebbero trovato. E diciamo, questi esploratori trovarono delle intere popolazioni di giganti, quindi dichiararono che in questo paese era tutto enorme e loro sembravano delle formiche. E quindi, addirittura, come per provare queste loro affermazioni, hanno portato un grappolo d'uva che era alto 1,5 metri, insomma, l'hanno portato in due. Quindi era enorme non solo le persone, ma anche i prodotti dei campi. Quindi, diciamo, Yahweh, indignato di questa sfiducia, e quindi indignato del fatto che loro non avevano fiducia dell'aiuto che lui avrebbe dato, e allora disse che loro non sarebbero, diciamo, entrati nella terra promessa. E quindi, quando morirono tutti gli anziani, i giovani, le giovani leve che erano nate nel deserto, guidati da Giosuè, iniziarono le loro campagne nella terra di Israele, quella che poi sarebbe stata la terra di Israele. Una di queste campagne, Giosuè, per poter completare la sua opera in battaglia, fece il miracolo che fece fermare il sole. Quindi, il sole si fermò e la luna rimase al suo posto finché la nazione si fu vendicata dai suoi nemici. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto? E il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. Quindi provocò un allungamento del giorno. Ora, questo, insomma, ipotizzare che il sole si fermi è ben complesso, quindi chiunque vada a vedere, leggere questo racconto, dice, è un'allucinazione. Invece Crombet no, non si arrese e disse che in realtà era possibile, perché non bisognava indagare su una fermata del sole, ma su un rapido assetto dell'asse di rotazione della Terra. Quindi lui identifica che queste, addirittura identifica questi due eventi, quindi evento Esodo e evento Giosuè, quindi con delle date che coincidono, esattamente. Quindi il secondo evento, quello di Giosuè, coincide con la data che propone Sergio Frao, e l'Esodo ovviamente 40 anni prima. Quindi lui attribuisce: no, non è stato il sole non si può fermare, è una massa gigantesca, è stata la Terra che ha avuto. Ecco, questa teoria, che poteva sembrare strampalata, invece sta trovando conferma, perché noi qui in questo video presentiamo una serie di resoconti che dichiarano che l'impatto di questo distruttore provoca la variazione nell'asse di rotazione. Quindi presentiamo qui il dottor Massimo Barbetta, che è un egittologo, presenta addirittura la testimonianza di un astronomo cinese, Wai Nan Su, che dichiara che nel 1200 l'assetto della Terra mutò in modo radicale. Quindi, ma diciamo che questo cambiamento di asse terrestre è, diciamo, confermato da tutti i racconti. Quindi la frase che troviamo nei Vangeli è: le potenze del cielo saranno cambiate, cioè significa che le costellazioni cambiano di posto nel linguaggio degli astronomi. E quindi ci sarebbe un doppio passaggio. Quindi, se, diciamo, gli fenomeni dell'Esodo, i fenomeni di Giosuè sono provocati
sempre dallo stesso fenomeno, noi abbiamo presentato un racconto della Bibbia di Colbert in cui dichiara che questo distruttore in alcuni casi è passato due volte di seguito. E qui il Crombet data, quindi vediamo che data sia l'esodo e sia l'evento di Giosuè, che appunto viene datato esattamente senza nessun errore con la data che dichiara Sergio Frau, che noi supponiamo sia desunta dalle vicende delle popolazioni nuragiche che sono state studiate approfonditamente dall'archeologo Lillio, che Sergio Frau, a cui Sergio Frau si appoggia per la sua valutazione. Quindi ipotizziamo che lui si riferisca a quello per datare questo tsunami. Ecco, in realtà le catastrofi, questo diciamo sconvolgimento non è presente in vari papiri egiziani, quindi nel papiro, tutti datati in quella zona. Il papiro di Harris è scritto che una catastrofe di fuoco e acqua provocò il rivoltarsi della terra, invece quello di Ipuwer è quello che abbiamo presentato nel video precedente, quindi dice che il mondo era come il vaso sulla ruota di un dasaio e la terra si capovolse, quindi dà conferma di questa cosa. Quindi Crombet è stato incuriosito da un'iscrizione datata al sesto anno di Ramsides, che sarebbe Ramses III, che regnò appunto dal 1191 al 1160, quindi proprio in quella data. E quindi ora non ci rimane che leggere questa iscrizione che lui ci riporta nel suo libro, che abbiamo prima, sinceramente non sappiamo se è un'iscrizione o dal papiro di Harris, ma sarà un'iscrizione, ecco, quindi ci fidiamo di questo archeologo, di questo egittologo, e quindi non ci rimane che leggere. Quindi all'epoca in cui si totalizzava il sesto grande sole, nella terza gioia dell'apparizione della luna, quando i giardini ingrassati dalla venuta dell'acqua danno dei germogli tenui dopo aver gettato l'acqua in eccedenza, quindi parla dell'inondazione del Nilo, quando si totalizzava la quindicesima volta in cui il sole si era lanciato dalla regione inferiore, il grande re ha stabilito un editto addizionale per esentare della tassa il reddito della moltitudine degli abitanti sinistrati le cui proprietà sono state raggiunte dall'acqua. Quindi qui sembrerebbe che l'acqua sia quella dell'inondazione, no? Ma adesso si capisce che non è quella dell'inondazione. Sono state gettate in un grande disastro. Quindi il sole sconvolto era rimasto basso sopra l'orizzonte, astenendosi dall'alzarsi, spargendo lo spavento tra i grandi dottori. Quindi questa iscrizione conferma una miriade di altri resoconti, di cui uno in Cina, che testimoniano che l'asse terrestre è bruscamente mutato. E quindi qui non dice che l'asse terrestre è mutato, dice che il sole si bloccò, ma gli altri racconti fanno pensare che questo blocco del sole sia stato provocato da un effetto combinato dell'osservatore di mutazioni dell'asse terrestre. Un giorno ne comprese due, quindi abbiamo un'iscrizione di un tempio che conferma il racconto di Giosuè nella Bibbia. La mattinata aumentava, pervenne a una lunga lunghezza utile di metà al di sopra del numero di ore di cui la luce deve essere effettiva. Dopo questo prodigio divino è trascorso un termine e il capo ha eretto a questo avvenimento un'immagine che ha per scopo di allontanare la disgrazia dal paese. E Paistos ai suoi adoratori dà la tua protezione, pensiamo sia Efesto. Annulla le parole di questi viaggiatori strani. E quindi qua c'è una testimonianza incredibile, cioè gli egittologi dicono che l'unico posto in cui appaiono gli ebrei è nella stela di Merentap, in quei pochi geroglifici che identificherebbero gli ebrei. Invece qua parla esplicitamente di questi viaggiatori stranieri impostori
fa perire questi nemici dei sacrifici alle immagini dalla moltitudine disposta per classi nei templi. Quindi erano contrari agli idoli, quindi sappiamo che questa era proprio la cultura ebrea. Aumenta i colpi su questi maledetti adoratori dell'Eterno. Quindi non c'è una certezza assoluta, ma sembrerebbe che l'identikit di questi siano questi, anche se qui vengono classificati come viaggiatori, non schiavi. Comunque, castigali, moltiplica le disgrazie su questi pastori di greggi e brucia le loro case. Ecco, questa indignazione è giustificata dal fatto che pochi anni prima gli ebrei, per farsi liberare, questo lo racconta l'Esodo Colbrin, annunciarono questa, diciamo, catastrofe provocata da questo asteroide, e quindi gli ebrei attribuiscono a loro, perché l'avevano annunciato, loro avevano delle profezie che prevedevano questo evento. Ramses, celeste capo genealogico che imponeva il lavoro a questi ignobili che li maltrattava, quindi erano schiavi, quindi qua si dichiara che erano schiavi, che non li hai soccorsi nel bisogno, getta nel mare questi viaggiatori stranieri che hanno fatto sì che la luna si fermara. Quindi, siccome la prima volta loro avevano annunciato una catastrofe che si era regolarmente verificata, anche questa volta, 40 anni dopo, si ipotizzava che questa seconda catastrofe fosse, diciamo, attribuita sempre a loro. Trattenute in un piccolo la luna si fermasse trattenuta in un piccolo angolo al bordo dell'orizzonte, che in un piccolo angolo al bordo dell'orizzonte il sole stesso, che era appannato di fronte al luogo dove se ne andava in quel momento, la luna differì di cambiare posto e di attraversare i cieli. Quindi sto sole, invece di muoversi nella volta celeste, rimase fermo. La stessa testimonianza che fa Giosuè. Quindi, mentre la luna riduceva la sua velocità e strisciava lentamente, percorrendo un tratto esiguo di fronte, il grande Dio sospendeva la sua marcia. Quindi anche la luna è stata bloccata. Quindi questo conferma che si tratta di variazioni nella orbita della Terra, attuando l'effetto estremo della sua luminosità, come allo spuntare del giorno, contro le navi. Quindi contro le navi, tanto quelle che erano sul posto quanto quelle che erano uscite dalle porte, le onde del mare riunito si sono drizzate in un lungo muro d'acqua. Quindi 1178 avanti Cristo c'è uno tsunami testimoniato da iscrizioni egizie. Quindi il giornalista Sergio Frausi tolga questo peso. Droni o non droni, lo tsunami c'è stato, quindi non si deve più sentire responsabile di aver proposto alla pubblica opinione uno tsunami in quella data. C'è stato, togliendo con forza i pescatori che erano usciti per osservare il flutto, inghiottendoli nell'acqua. In più, nella grande regione delle praterie, una marea considerevolmente aumentata si è lanciata sui luoghi dove pascolavano i greggi, ne ha strappato il bestiame e l'ha annegato, la perdita di più di metà dei greggi del Basso Egitto. Quindi qui i resti di navi abbandonate si ammassano qua e là, spezzate sul bordo dei canali. Le ancore che dovevano mantenerne nell'acqua le hanno stritolate piuttosto che proteggerle. I mari, radunatosi oltre misura, sono entrati per molto nel paese. L'espansione dell'acqua ha raggiunto i muri di cinta eletti da Ramses, il celeste capo genealogico. Essa si è lanciata dai due lati della regione posteriore, spazzandola, sterilizzando i giardini, penetrando le dighe e producendovi delle aperture. Un grande paese è stato reso povero e deserto. Ciò che era stato seminato è stato spaventosamente distrutto e cumuli di steli di cereali sono per terra. Quindi noi abbiamo un'iscrizione, un racconto della Bibbia, un astronomo cinese, diversi papiri che raccontano la stessa cosa. Quindi adesso diciamo, probabilmente questa lista di archeologi dichiarerà tutti inventori di tsunami, non lo so, vediamo cosa succederà. Quindi aspettiamo gli eventi che si svilupperanno sulla scena dell'ultima ricerca, della più aggiornata ricerca storica.